Benvenuti alle tendenze di Milano Unica. Questa edizione è un'edizione diversa, più provocatoria, diciamo così, nel senso che vogliamo provocare in voi, stimolare in voi delle riflessioni. Il titolo di questo workshop è la creatività è sostenibile. È una domanda a cui non vogliamo dare una risposta noi sul palco, ma vogliamo darvi degli stimoli per dare voi poi delle risposte in futuro. In fin dei conti, questo è un momento dove Milano Unica dà delle indicazioni su quello che potrebbero essere le tendenze della prossima stagione. È rivolta principalmente agli espositori, ma anche poi a diversi clienti che ultimamente seguono direttamente questo momento, e agli studenti. E quindi serve soprattutto agli espositori per trovare, si spera, a volte degli stimoli, a volte non ci riusciamo, a volte sì, alle risposte che abbiamo tutte le volte che prepariamo, alle domande che abbiamo tutte le volte, ci facciamo tutti gli anni quando cominciamo una collezione. Cosa andrà fra 6 mesi? In questo caso anche la sostenibilità è un tema che sta coinvolgendo tutti noi, in maniera particolare il Monte, su quello che sono le evoluzioni delle nostre collezioni, per cui oggi abbiamo cominciato un percorso, spero che possa durare negli anni, in cui vogliamo fare degli approfondimenti di nuovo per aiutare voi creativi delle aziende, stimolarvi per far sì che poi fra tot mesi portiate a Milano Unica dei tessuti che possono andare bene ai nostri clienti. Le risposte non ve le diamo, perché sennò cosa fate 6 mesi in ufficio? Dovete lavorare, e quindi per lavorare in maniera più più fluida e più semplice, questa volta vi spieghiamo le tendenze, non solo le abbiamo fatte vedere, ma avremo il nostro direttore artistico Stefano Fadda che darà, spero, una spiegazione e di nuovo stimoli voi a pensare alle collezioni. Poi dopo la presentazione avremo altri momenti in cui invece entreremo più nel dettaglio su quello che sono il tema della giornata. La creatività è sostenibile? Grazie. Buongiorno, mi siedo. Volevo ringraziare tutti innanzitutto di essere qui, a partire da tutti voi presenti, da Milano Unica, dal presidente Ercole Botto Poala, da Massimo Mosiello, la dottoressa Martinetto e tutti coloro che hanno reso possibile questa presentazione dove vi trovate. E soprattutto anche al team di persone che ha lavorato, perché sono parecchie, per creare tutta questa cosa. Per questo progetto di tendenze primavera-estate ho cominciato a ragionare in modo diverso rispetto al solito, non pensando subito a mode o stili, ma concentrando più su un target di persone che trovo più interessanti in questo momento, che sono i ragazzi, i giovani, i teenager, i ventenni, quelli nati dopo il 97, la cosiddetta generazione Z. Sono la prima generazione digitale, nata appunto dopo l'avvento di internet e quindi completamente a proprio agio con le tecnologie, con la struttura e la cognizione delle tecnologie più avanzate. E sono quella che in realtà io considero un po' la generazione del futuro, coloro che possono essere a proprio agio con la tecnologia più avanzata, quella 5.0, quelli sempre connessi e che vivono in rete ogni tipo di relazione, dallo studio al lavoro, dallo shopping, anche dal modo di socializzare tra di loro. È proprio in rete che tutti questi ragazzi in realtà poi condividono tutto, mode, slang, passioni, e anche si confrontano cercando conferme e fiducia tra loro stessi, prima in rete e poi anche normalmente relazionandosi. Sono un po' come delle piccole tribù, io le ho considerate un po' così. E da qui l'idea che è un po', non so se avete già visto, l'idea che è nata è quella di incrociare un po' i ragazzi di alcuni paesi del mondo con alcune tribù di appartenenza, mescolando un po' luoghi, generi musicali, iconografie tribali, con lo scopo di creare proprio un po' un mix, una confusione se volete, un mix culturale ed estetico, l'importante è che sia sempre suggestivo ed emozionale. La volontà è stata anche quella di ricercare, anche per Milano Unica,
che rappresenta l'eccellenza italiana di tessuti, accessori e modi nel mondo, una proposta in grado di poter, diciamo, arrivare anche ai più giovani, quindi non solo coloro abituati, diciamo, ai tessuti super importanti o raffinati, ma anche ai più giovani. Da qui sono nate un po' le tre tendenze che non so se avete avuto modo di vedere. Quella di fronte a noi, Tropical Rave in Mexico City, India Chill Out in Los Angeles o British Club in Papua, di là. Io li ho considerati un po' tre modi di interpretare i giovani nei loro momenti di svago, in cui si vestono, in cui cercano sempre qualcosa che sia allo stesso tempo distintivo per loro stessi, ma che anche li faccia sentire, diciamo, che possano appartenere sempre e comunque al proprio gruppo, un po' alla propria tribù di appartenenza. E oltre a questo, per la prima volta, come non so se avete già visto, abbiamo creato un allestimento che simula un po' un concept store, con tre aree diverse, questo ok. Dove però abbiamo applicato direttamente sui capi finiti i nostri prototipi. I capi finiti che per noi li abbiamo considerati un po' come delle basi neutre, sulle quali abbiamo lavorato, per essere anche più in sintonia con quello che di solito vogliono i ragazzi e che prediligono appunto delle categorie merceologiche che abbiamo qui utilizzato. Andiamo ora a definire trend per trend quali sono magari i punti più importanti. Il primo trend, che è proprio quello di fronte a noi, è Tropical Rave in Mexico City. In questo tema in realtà abbiamo studiato stile ed estetica dei riti messicani e li abbiamo un po' mescolati a quelli della musica tecnica e dei rave party un po' tropicali. La natura è l'elemento protagonista di tutto il tema, soprattutto per stampe e per colori. C'ha due elementi chiave importanti, che uno è appunto l'eccesso, reso appunto come la ricchezza della natura, e l'altro è il potere dei colori, che devono essere sempre forti e d'impatto. È un tema che esprime una festa di colori, di tinture, di stampe astratte, fluo, caleidoscopiche, anche con effetti pittorici legati al mondo dei rave, appunto. Il tutto deve essere però mixato con sovrapposizioni di tessuti, trame, frange, che ricordano un po' i decori delle feste funerarie messicane, come ad esempio la festa che si chiama Dia de los Muertos, che è quella con tutti i teschi, molto colorata, molto interessante. I materiali in generale sono tessuti leggeri, con elementi tridimensionali. È importante che si possano toccare, che abbiano un effetto 3D. Il nylon e il sangallo, anche lì con effetti dripping, e soprattutto materiali lucidi e cangianti, in generale, qualunque essi siano, e tante reti sovrapposte, mixate, laserate, sfrangiate e anche spalmate. Gli accessori sono tutti ricchi, intrecci di tutti i tipi di materiali, ricame, frange, tubolari, maglie metalliche, fettucce, tutto, e soprattutto devono essere ironici, perché il tema è completamente ironico, e con tonalità acide e fluo, se possibile, riprese appunto dalla tradizione delle maschere messicane. I colori più importanti sono il verde, il fucsia e il giallo, tutti fluo, il cammello, l'ecru e chiaramente un metallico lucido con un effetto arcobaleno. A questo punto possiamo vedere un video di questo tema. Thank you.
Ed eccoci. Il secondo trend invece di cui parliamo si chiama Indian Chill Out in LA ed è alla mia sinistra, proprio là. Questo tema nasce dall'incrocio tra le estetiche dei Maharaja e degli guerrieri tradizionali indiani con quella dei surfisti però californiani. È una sintesi tra il rigore spirituale indiano e la libertà un po' dello street style di Los Angeles. I concetti chiave sono qui: il comfort come stile ed estetica di vita, e ho identificato quattro parole tutte insieme che riunite identificano secondo me bene questo tema, che sono mistico, sofisticato, vegano ed olistico. I tessuti hanno aspetti qui molto leggeri, con mani soffici e trattamenti compatti per rendere il più comfort possibile. Le righe e le onde sono altri elementi chiave, sia micro che macro, lavorate e intarsiate, sia in versione jacquard che anche stampate. Il tie and dye è importante in questo tema, più pittorico, con tonalità naturali, se si può. Gli jacquard che vengono anche qui utilizzati con effetti 3D e filati lucidi, il più lucido possibile. I denim chiari, slavati, sbiancati, con applicazione di tante borchie, catene e metallerie in genere. E poi gli accessori, che sono importantissimi. Sono di ispirazione indiana, fatte di nastri, sempre con effetti tie and dye, oppure maltinti, plissettati, molto irregolari, con stampe al silicone, oppure hanno anche decorazioni varie che possono essere dei fregi e dei motivi ornamentali indiani. Le zips hanno delle nappine sfumate, il più possibile i cartellini li consideriamo in degradé. I bottoni sono grossi, rigati, con vari effetti, metallici e anche con pietre colorate, come i gioielli indiani. I colori importanti in questo tema sono l'azzurro polvere, un blu oceano, l'abbiamo chiamato, un rosa albicocca, un verde rame, il giallo girasole e anche un rame metallico, perché sono molto importanti i dettagli metallici in questo tema. Vediamo quindi un video dedicato. Passiamo al terzo tema, terzo e ultimo, che è British Clubbing in Papua, che è quello alla mia destra, di là. Qui c'è il confronto tra le tradizioni della sartorialità inglese e la musica tipica dei club londinesi, con l'artigianato invece delle tradizioni dei popoli di Papua. La ricerca è proprio volutamente un ibrido tra materiali high-tech e raffinati e tessuti più grezzi, infiammati però dai colori e dalle nuance accesi di Papua. I concetti chiave sono innanzitutto il classico di altissima qualità evoluto grazie alle nuove tecnologie 5.0.
E poi direi anche qui un trittico di parole che sono artigianalità, sartorialità e ricerca, unite sempre a un mix di tradizioni millenarie come quelli dei popoli papuani. La sartorialità è vista quindi in chiave 3D, con ricami a rilievo e intrecci sempre voluminosi di nastri e trecce. I tessuti come il tweed, il piedupù, il principe di Galles e i gessati diventano qui catarin frangenti, termosaldati e devono avere dei decori tribali. I nylon sono in versione jacquard, rivestiti di organze o tulle decorati. Le stampe, sempre su base classica, hanno però disegni di piume o foglie. I pizzi sono sempre in filato di metallo o di lurex, con dei disegni organici. Le reti diventano anche qua sempre macro e sono ricamate con delle disegnature trasparenti e a rilievo. Gli accessori anche qui hanno tutti effetti 3D, con un mix di materiali tra cui fettucce, plissettature laserate e tubolari. I bottoni sono sia in versioni maxi che anche mini, hanno effetti tribali, sono di metallo o di plastiche riciclate, oppure anche di corde o pietre dure. I colori importanti in questo tema sono il grigio, molto freddo, due verdi, un verde ardesia e un verde lichene, un rosso fuoco e un blu, più un metallo catarin frangente. Partiamo adesso con il video dedicato al tema. Vi ringrazio innanzitutto di avermi ascoltato e adesso vi lascio ai nostri super ospiti per il simposio sulla creatività, se può essere sostenibile.